La difesa degli animali e dell'ambiente è stato un anno di impegno e di solidarietà. Tanti, tantissimi interventi sul territorio, sempre a tutela di chi non ha voce, sempre in prima fila contro la piaga del randagismo che colpisce particolarmente le regioni del sud. E le passeggiate dei volontari con i cani delle famiglie colpite dal Covid, la missione al confine con l'Ucraina per portare aiuti e salvare animali abbandonati, la battaglia per salvare gli animali selvatici con i veterinari e i volontari del CRAS Stella del Nord, della nostra Leida, e per richiamare l'attenzione sul loro diritto alla vita e alla conservazione degli habitat. La campagna per i mufloni del Giglio e tanto d'altro. Sul piano politico, dopo l'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia, abbiamo lo storico traguardo della riforma costituzionale che prevede la tutela dell'ambiente e degli animali. Un sogno che ho potuto realizzare dopo 3 legislature di costante impegno, firmando e portando avanti altrettante proposte di legge. Un 2022 quindi ricco di attività e di iniziative per la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Ne ripercorriamo alcuni momenti. Non si può non partire dall'8 febbraio 2022. Quel giorno la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla legge costituzionale per la modifica degli articoli 9 e 41 della Carta fondamentale. È un risultato storico, perché è la prima volta dal 1948 che il Parlamento interviene su uno degli articoli della Costituzione che sanciscono i principi fondamentali, perché è resa finalmente esplicita la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e a tutela degli animali. Dal 22 febbraio, nello spirito della riforma, è in vigore il protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e la nostra Leida, firmato con il comandante generale Teo Luzzi, per iniziative comuni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei reati a danno dell'ambiente e degli animali. Con l'aggressione della Russia all'Ucraina è cambiata la storia d'Europa ed è cambiata la nostra vita, purtroppo. Leida ha partecipato alla mobilitazione in favore del popolo ucraino. Giusto il tempo di organizzarsi, e i volontari dell'associazione sono partiti per la Polonia, al confine con le zone di guerra, per consegnare cibo, accessori e 1000 dosi di antiparassitari destinate agli animali familiari dei profughi dell'Ucraina e dalle associazioni locali che si occupano dei randagi. Ma non solo. I nostri angeli con la pettorina azzurra hanno riportato in Italia cani e gatti provenienti da un canile polacco che accoglieva animali fuggiti dai bombardamenti o abbandonati da profughi non in grado di tenerli o perché i proprietari erano purtroppo morti, animali curati e avviati all'adozione. In giugno abbiamo dovuto salutare un vero eroe a 4 zampe, Nebbia, il meticcio maremmano, giudicato irrecuperabile perché mordace, condannato alla soppressione nel canile di Cosenza, ma poi fortunatamente sottratto dalla nostra Leida all'iniezione letale. Nebbia aveva completato il percorso di recupero in una struttura specializzata quando si è sacrificato per salvare la sua educatrice, attaccando una vipera nascosta tra l'erba che stava per morderla. E quindi, addio gigante buono, tu sei rimasto il simbolo di una battaglia che noi combattiamo ogni giorno, quella contro la burocrazia che emette con troppa facilità sentenze di morte a danni di povere creature come eri tu. Poi le staffette, gli stalli, le adozioni, gli interventi a favore delle famiglie in difficoltà per la pandemia, le battaglie legali come quella per i suidi della sfattoria degli ultimi, i salvataggi di animali compiuti in ogni angolo d'Italia, dal Veneto alla Sardegna alla Sicilia. A Gela, ad esempio, un'intera colonia felina minacciata da un incendio deve la vita alla prontezza e alla disponibilità dei volontari della nostra Leida. La lotta al randagismo è e resta uno dei nostri compiti principali. Non si tratta solo di salvare gli animali vaganti, di sottrarli a sofferenze e abusi, ma anche di contribuire a svuotare rifugi e canili,
perché il posto di un cane o di un gatto è in famiglia. Da questo punto di vista, la collaborazione con la trasmissione Dalla parte degli animali in onda ogni domenica su Rete 4 è un'occasione preziosa. Posso garantirvi che noi non ci fermeremo mai finché l'ultimo cane non avrà lasciato il box. Simbolicamente, proprio in una terra dove il randagismo produce gravissimi guasti, in Sicilia a Caltanissetta, Leida ha voluto concludere l'anno il 16 dicembre con la distribuzione di 11 tonnellate di crocchette alle associazioni, ai rifugi e alle famiglie che ne avevano bisogno per i loro amici a quattro zampe. È stato un anno di impegno e di solidarietà per gli ultimi tra gli ultimi, con i volontari di Leida che non ringrazieremo mai abbastanza, sempre in prima fila, con grande cuore, grande impegno, grande generosità. A loro, ai nostri sostenitori e a tutti coloro che ci ascoltano, auguriamo un meraviglioso 2023 di pace e serenità tra tutte le creature viventi.